Salve a tutti amici e benvenuti ancora una volta su Il Mondo di Cree. Oggi vi porto la TBR di dicembre. Allora, come sempre, io faccio vedere un po' di libri, ma sicuramente riuscirò a leggerne solo una minima parte. E ovviamente, visto il periodo natalizio, tanti libri saranno a tema Natale, non tutti, ma praticamente quasi. Partiamo quindi subito con il libro attualmente in lettura, ovvero Christine, la macchina infernale di Stephen King. Sì, perché io devo ancora finire questo libro. Lo sto leggendo insieme a Marianna di Hufflepuff Love Books. E appartiene appunto al nostro personale GDL. Lo stiamo leggendo piano piano entrambe. Io devo dire che per un po' di tempo l'ho iniziato, ma lasciato un po' da parte per fare altre letture a tema Halloween il mese precedente. Sì, perché comunque io unisco sempre ottobre-novembre facendo letture piuttosto horror o piuttosto sovrannaturali. E appunto l'ho lasciato un po' indietro e adesso non vedo l'ora di finirlo. Sono quasi a metà e insomma lo voglio finire al più presto anche per poter poi parlarne insieme a voi e insieme a Marianna. E c'è poi il volume mensile di Dylan Dog, che a questo giro si intitola Due minuti a mezzanotte ed ha una cover bellissima, secondo me, davvero davvero molto carina. In realtà questo l'ho appena letto, quindi posso dire che almeno una spunta posso metterla sulla mia TBR. E pare che sia appunto l'inizio di un nuovo inizio, perché ogni tanto la collana di Dylan Dog rinizia con degli sconvolgimenti nel mondo che noi conosciamo di Dylan. E quindi questo primo volume è molto interessante, ma appunto la storia non è finita perché ci saranno degli altri volumi di questo nuovo inizio. Voi in sottofondo sentite la mia bimba che ogni tanto comunica, ogni tanto fa i suoi versetti particolari. Mentre invece concentrandoci su la roba poi natalizia, vorrei leggere questo, Una dolce sorpresa al Cat Café, che ha appunto in copertina questo gattino. Spero vivamente che non sia una copertina ingannevole perché io non amo i romance, però amo molto le storie natalizie dove i protagonisti sono gli animali, per cui spero vivamente che questo sia appunto uno di quelli e non una storia romantica con il gatto in copertina che è fuorviante. Ma mi pare comunque dalla trama, sì, la gatta Molly e i suoi cuccioli vivono in questo paradiso felino, sì, direi che il gatto c'è. Vorrei poi leggere Il killer di Natale che mi è stato regalato da proprio Marianna di Hufflepuff Love Books che vi dicevo prima. Ed è stato un regalo graditissimo perché io in realtà leggo pochissimi thriller, ma non perché non mi piacciono, semplicemente perché finisco per fare altre letture. E quindi mi sono sempre detta che dovrei leggere più thriller. Quindi lei mi ha regalato questo e io spero di riuscire a leggerlo perché sono stra curiosa. Metto un attimo in pausa perché la mia bimba piange. E poi, sempre un graditissimo regalo di Marianna, Fiabe di Natale. Questo lo voglio leggere assieme alla mia bimba, che sì, è vero che è solo una neonata, quindi
non può capire ancora le storie, però mi piace tantissimo l'idea che lei senta la mia voce mentre le narro appunto queste bellissime fiabe. È un libro illustrato e io ringrazio ancora tantissimo Marianna per avermelo regalato perché io adoro questo tipo di libro e oltretutto mi piacerebbe che la mia bimba diventasse una lettrice, per cui mi farebbe tanto tanto piacere se una volta un po' più grande leggesse anche lei e iniziasse proprio dalle raccolte di fiabe. E poi vi faccio vedere almeno due ebook che vorrei riuscire a leggere. Uno è sicuramente Il Natale di Mary, un breve racconto che ho trovato girando su appunto i vari siti di vendita online di ebook. E poi mi piacerebbe leggere anche Rover Salva il Natale, che pare sia una specie di fiaba natalizia, e mi piacerebbe tanto tanto riuscire a leggere anche Il segreto del canto di Natale. Tutti questi ebook li ho trovati così girando, non sapevo in realtà che esistessero. E quindi, amici, fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri. Cosa leggerete voi a dicembre e se anche voi, come me, amate leggere delle tipologie di libro in base al periodo annuale in cui siamo. Per oggi è tutto, vi mando un bacione, come sempre vi invito a mettere un pollicino in su se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su ogni mio nuovo video. E quindi niente, vi saluto e vi auguro una valanga di bellissime letture. Ciao amici!